Sì, ma i punti sono tre come la partita della scorsa settimana, quando abbiamo sofferto anche più di oggi con un avversario che è più lontano in classifica. E ogni partita ha una storia a sé, affronti squadre in momenti diversi, affronti squadre con una condizione psicofisica diversa, la nostra. E oggi la squadra ha fatto bene, oggi è una vittoria meritata, oggi hai sofferto meno di quanto, come detto in precedenza, potesse essere lecito aspettarsi contro una squadra organizzata, forte, che sta bene fisicamente, anche se aveva qualche defezione, ma qualche defezione ce l'avevamo anche noi. Quello che ci aveva portato, secondo me, alla prestazione e ai tre punti nella gara con la Pistoiese, oggi è stato ripetuto, perché l'attenzione, l'applicazione, la voglia di fare una corsa per il compagno in fase difensiva da parte di tutti, credo che sia stata determinante per riuscire a limitare la fase offensiva di un Piacenza che nelle ultime giornate aveva sempre timbrato il cartellino. Quindi sì, è pesante, ma è pesante per come è venuta, perché si va in una fase della stagione in cui le partite sono sempre meno, e dove qui sono molto contento, chi è stato chiamato in casa quando nell'ultimo periodo magari aveva giocato un pochettino meno ha fatto molto bene, a dimostrazione del fatto che qui veramente conta tutto il gruppo, conta il noi, e conta solo esclusivamente farsi trovare pronti quando siamo chiamati in causa. Il gol del 1-0 ha cambiato completamente partita, no mister? Che in primo tempo era stata molto tattica, molto equilibrata, pochissime occasioni, poi invece è quello l'episodio che l'ha fatta vincere l'Arezzo in qualche modo. Sì, subito dopo hai avuto la palla del 2-0, è chiaro che l'episodio poteva cambiare l'esito di una gara che molto equilibrio, molto tattica, come una squadra perdeva palla si riabbassava subito sotto la linea non concedendo mai profondità. Io ho visto oggi i due difensori centrali della difesa a tre di entrambe le squadre che, come veniva persa palla, si staccavano dalla linea difensiva di 4, 5, 6 metri, anche oltre, magari la stessa distanza mi dovrei staccare io se mi mettessi a giocare in questo momento, ma proprio perché c'era un avversario che temevano, c'era un avversario da una parte nobile soprattutto che ti poteva mettere in grandissima difficoltà nell'attacco alla profondità, dall'altra Muscardelli, perché Davide poi quando va sul corpo a corpo non è certo un giocatore di 37 anni, ma c'ha ancora la forza e lo spirito del ragazzino. Le chiedo sulla scelta di formazione che ha stupito tutti, ovviamente non lei, no mister, però un giudizio sulla prestazione di Arcidiacono, e le chiedo, anche ricollegandomi a quello che aveva detto lunedì sera, quanto è arrabbiato Polidori adesso? Beh, non lo so, lo deve dimostrare quando lo farò rigiocare, non starà tanto a riavere l'opportunità. Biccio aveva solo esclusivamente bisogno di fare una prestazione come quella di oggi, ed è stato bravo nel momento in cui qualche giocata non gli è venuta a non andare in down come gli era successo in passato, che magari sa che può essere talvolta una lacuna sua. Invece è stato bravissimo, è stato libero di testa, fisicamente sta bene, perché non faceva una partita intera dal girone di andata, e invece fino alla fine, insomma, l'avessi tenuto in campo il ragazzo ne aveva ancora da spendere, quindi merito suo, perché durante la settimana voi siete spesso a vedere gli allenamenti, sempre uno dei più pimpanti, uno dei più in palla, e ora che si va verso i campi asciutti, secondo me può diventare veramente uno di quei giocatori determinanti che possa essere dal primo o a gara in corso.